Fondamentalmente perché tagliano il personale. Tagliano personale, svuotano il servizio pubblico sanitario del Friuli Venezia Giulia. Ma soprattutto per chiedere una collaborazione affinché passino gli emendamenti, che non ci sia la decurtazione dell'1,4% della spesa del personale, perché sarebbe veramente un dramma, perché siamo già allo sbando con il personale di tutta la regione, anche se abbiamo una regione che è al top a livello nazionale, però non si può più decurtare le persone. Queste le richieste dei sindacati della funzione pubblica che questa mattina hanno dato vita a una affollata manifestazione sotto il palazzo del Consiglio regionale di Piazza Oberda. I rappresentanti dei lavoratori del comparto sanità sono stati poi ricevuti dai capigruppo e da altri consiglieri, presente anche il vice governatore con delega alla salute Riccardi. Abbiamo le scuse che lo decide il nazionale, in realtà c'è una scelta precisa, quella di ridurre il perimetro pubblico per allargare i privati. Noi non abbiamo niente contro la sanità privata in sé, perché abbiamo anche iscritti nella sanità privata, quindi li tuteliamo, però noi vogliamo che il perimetro pubblico rimanga quello che è. Liste d'attesa che continuano ad allungarsi, pronto soccorso spesso intasati, reparti sovraffollati, servizi per il cittadino che vengono chiusi, medici di base in continuo calo numerico, sala operativa dell'emergenza urgenza in difficoltà. Queste le denunce dei sindacati. Sulla centrale unica di urgenza emergenza Riccardi ha assicurato un progetto che arriverà all'attenzione del Consiglio regionale entro gennaio.